Buonasera a tutti e grazie per essere venuti qui stasera ed essere intervenuti così numerosi a questo evento. Allora, scusate il ritardo, però per esigenze televisive ci sono state le interviste prima. Allora, come potete immaginare anche dalla locandina dell'evento, la serata ha come obiettivo principale quello di fare la presentazione fra la comunità di Cleto e Roel, che è un artista olandese che si è innamorato di Cleto, del borgo, e a tal punto da voler dedicarsi in prima persona alla rinascita e alla sua valorizzazione del borgo stesso. Allora, infatti, nonostante il grande potenziale che Cleto ha, il castello, la cultura, la gastronomia e l'agricoltura, la situazione, come sapete, come Cleto e anche i paesini intorno, non è dalle migliori. Basta pensare solamente a quanti ragazzi sono andati via per cercare lavoro, all'abbandono del centro storico e alla mancata valorizzazione di quelli che sono i prodotti agricoli tipici di Cleto. Roel ha visto nel borgo di Cleto delle potenzialità di sviluppo che vorrebbe condividere con tutta la comunità, soprattutto con i giovani, per far emergere quelle che sono le potenzialità del borgo stesso. Allora, alla discussione parteciperanno Francesco Bevilacqua, che è un ambientalista e uno scrittore molto importante, è avvocato. Abbiamo Roel, giustamente, che è l'artista olandese, Florindo Rubettino, che è uno degli editori più importanti e dinamici che ci sono nel Mezzogiorno. Salutiamo inoltre tutte le associazioni e le autorità civili, sia di Cleto che del Comprensorio, che ci hanno onorato della loro presenza. Il moderatore della serata è il signor Claudio Cavaliere, che è giornalista e sociologo, e sarà lui poi a dettare tutti i tempi della serata. Ok? Grazie a tutti. Allora, buonasera, io sono Claudio Cavaliere. Io ho conosciuto questa sera Roel e devo dire che mi sembra molto calabrese, osservandolo anche insieme alla moglie, ad Astrid, perché baciano tutti come facciamo noi solitamente quando incontriamo qualcuno. Ho visto che hanno preso questo nostro modo di comunicare. Sono stato invitato a moderare questo dibattito questa sera. Devo dire che mi ha molto intrigato il titolo che è stato utilizzato, cioè conosciamoci e poi un'idea, un progetto, un'opportunità. E credo che questo sia un titolo particolarmente puntuale, soprattutto in un momento in cui tutti noi viviamo una realtà, una società, la nostra comunità, in cui non vengono più richiesti progetti, idee, se volete anche ideologie, addirittura una parola che ha assunto quasi un significato negativo, ma una rappresentazione pubblica viene offerta generalmente molto sbrigativa, in cui si dà spazio esclusivamente al risentimento e in cui la conoscenza invece, questa bellissima parola conoscenza, viene ogni volta di più messa ai margini. E quindi, proprio partendo da questa idea della conoscenza, che io personalmente considero un continuo approssimarsi, no? Francesco, che è un mio amico, vi dirà che è un grande camminatore di cose calabresi, di scopritore di montagne calabresi, vi dirà che lo stesso luogo può essere visto in mille modi diversi, non si finisce mai di conoscerlo, dipende se lo si vede di estate, d'inverno, con la pioggia, col sole, dipende anche chi li accompagna in quel momento. Florindo Rubettino, che giustamente è l'editore più importante non solo della Calabria, ma un editore ormai su scala nazionale, vi dirà che appunto lavora con la conoscenza, che non c'è mai limite alla conoscenza, anche argomenti. Lui stampa libri, quindi fa l'editore, dà spazio e voce alle idee, ai sentimenti, alla storia, alle nuove conoscenze, e vi dirà
che su un argomento, su tanti argomenti, molte volte non si finisce mai di conoscere. Io personalmente vi dico un paio di cose che ho letto recentemente un libro che parlava della Shoah, dell'Olocausto, no? Ebbene, noi pensiamo di conoscere tutto su questo argomento. Ebbene, leggendo questo libro mi si è aperto invece una lettura assolutamente nuova, un nuovo modo di interpretare un argomento che probabilmente pensiamo di conoscere tutti. Quindi l'idea di questa sera è un'idea molto positiva, molto bella, che ho condiviso insieme ad Amerigo, che ringrazio, che mi ha invitato. Devo dire che è straordinaria la partecipazione, che è una cosa sempre molto particolare, soprattutto in un periodo in cui partecipare alle cose pubbliche, alle cose del proprio territorio, sta diventando sempre più difficile, sta diventando sempre... ed è molto bello che qui questa sera ci siano tanti cittadini, c'è l'amministrazione comunale, c'è il vice sindaco e c'è anche questo nostro nuovo concittadino, perché mi diceva che sono 5 anni che lui... è qui a Cleto, che frequenta il nostro territorio, e vedo che ha già intessuto rapporti molto, molto belli tra di voi. Quindi questa sera di che cosa parliamo? Sarà lui al quale io darò la parola, che ci illustrerà la sua idea, quest'idea che ha su questa comunità e su questo territorio. Quindi è un dono che lui naturalmente ci fa, e noi col nostro senso dell'accoglienza meridionale lo ascolteremo con attenzione per capire quest'idea, questo progetto, che valore e che senso ha rispetto alle nostre non solo attese ma anche al nostro modo di vivere quotidiano. Quindi io passo subito la parola al Roel e chiamo anche Rosario. Ecco, prego. Che sarà naturalmente l'interprete, perché Roel parlerà in inglese. Vi ringrazio. Poco, prego. Buonasera amici di Cleto, molto excuso, si parla poco italiano. Più dopo, 100% normale. My big friend from, you know him, he came originally from Cleto, then he lost his love, went to Canada, and after 15 years he came back. He will translate for me. Normally people start to talk. I want to start with a question. Ha detto lui si è introdotto come diciamo Luer, ed è lui che parlerà questa sera a voi, e io del mio meglio farò di spiegarvi cosa lui, diciamo, ha intenzione di fare per il comune di Cleto. So, I think you did not translate that I want to start with a question. Ha detto se c'è qualcuno che ha questioni da fare, le potrebbe fare adesso. We are here approximately with 100 people or even more. Whoever have fallen in love with someone or something in his life, who did it? Ha detto, visto che ci siete tante persone qua stasera, e ha detto se tutte queste persone, dice lui, nella vita c'è chi ha avuto tanto e chi c'è, diciamo, non ha avuto tanto dalla vita. No one? No one ever have fallen in love with someone or something in his life? Yeah, ha detto tutti quanti, ha detto in this life, nella vita, diciamo, se hanno avuto, diciamo, qualcosa
o non hanno avuto niente. Adesso c'è qualcuno. One. My wife. Okay. That's good. Six years ago, I was in the north of Italy, in Abruzzo. Ha detto sei anni fa lui si trovava nel nord dell'Italia, diciamo, in Abruzzo. Because I was reading an article in my house in France about a Italian man who was falling in love in a borghi Santo Stefano. E lui nella sua, diciamo, residenza in Francia aveva visto questo borgo in Abruzzo, Santo Stefano, e aveva visto qualcosa che gli interessava. He was driving on his motor and he found a borghi totalmente abbandonata. E ha detto, camminando in questo borgo, ha detto l'ha trovato totalmente abbandonato. And he was thinking, I'm here with my up-to-date motor and I'm driving in the Middle Age centuries. E come camminava in quelle stradine di quel paese, ha detto, gli sembrava di camminare in un paese del Medioevo. How beautiful, he thought, can today such a small borghi still be in this century, the 20th century? Ha detto, e come esistono ancora questi borghi che, diciamo, adesso siamo nel 21esimo centenario, ha detto che esistono questi borghi che sono bellissimi. And he started 2 weeks later on with give new life in this small abandoned borghi. E ha detto, ha dato una nuova vita a questo piccolo paese, a questo piccolo borgo. It took me 2 months to meet this man, to contact him, and we became friends. E ha detto, ci hanno voluto soltanto 2 mesi per conoscerlo e, diciamo, e andare avanti. Because he was a great inspirator and he still is. Ha detto è una persona di, diciamo, tanta cordiale, è una persona che gli ha dato tante idee. On the last evening in a small restaurant, I met a delegation of Cleito, because they would like to investigate how is it possible that you can renovate this, make new life, and they would like to inform them by themselves how is this possible. E ha detto, vedendo Cleito, pensato di dargli una nuova vita. And he invite me, they invite me, come, don't do this in Abruzzo, come to Calabria, to Cleito. E gli hanno detto, perché vuoi investire, diciamo, di farlo in Abruzzo quello? Vieni a Cleito, abbiamo un bellissimo borgo, ed è venuto a Cleito. And 1 month later, together with my wife Astrid, we went to Cleito, Lamezia, International Airport, is a good infrastructure, by the way, with good lawyers also, but it's a joke. We came to Cleito and it was in the rain, but I fall in love. Ha detto, quando è sceso alla Lamezia, era un giorno di pioggia, ha detto, all'aeroporto internazionale, ha detto, quando siamo venuti a Cleito, ha detto, mi sono innamorato subito di Cleito, vedendolo il paese. Do you all know that you are living in one of the most beautiful small villages, maybe even of Europe? I'm even jealous. Ha detto, vedendo Cleito, ha visto uno dei piccoli paesi, non dico più bello d'Italia, ma uno dei più belli d'Europa. I went home after this visit and made thoughts about how can we bring new life in this small village Cleito. Ha detto, quando siamo andati a casa, ho pensato, parlando con mia moglie, come potremmo dare una nuova vita a questo bellissimo paese. And we came back and we made a plan, a philosophy, a project. And hanno fatto un programma di vedere come si potrebbe fare tutto questo, creare tutto questo. And 5 years ago, for the first time, I talked with the men, the people in charge of this community, and I showed them the photos. I will show you a few minutes later
how I think it could be maybe in a few years. Ha detto, e adesso vi farà vedere come potrebbe, come vorrebbe portare Cleto in, diciamo, in 2-3 anni. Of course, I was attracted by this so sad, abandoned Rudere, the Chiesa Rosario. Ha detto di, guardando tutti i ruderi di Cleto e tutto quanto, dice che lui è possibile farlo. You must know that from my age, from 12 till 16 in Holland, because originally I come from Holland, I played every Sunday morning, early up for me as a young boy, organ in the church. So church and all what's connected with this atmosphere is very close to me and to my life. Ha detto che lui pure in Olanda, pensando, diciamo, sempre alla chiesa, ha detto che è una cosa che lui la, ce la, diciamo, che la vuole fare, diciamo che ce l'ha nel cuore. And when I saw this church with the roof, the copertura down, with the whole vegetation inside, this is it broke my heart. And you can see how is it possible that this is abandoned for 50, 60, 70, 80, maybe 100 years. It's impossible in Holland, but here it's possible. And I thought it must change. We will change this heart of Cleto, because I agree with you, it's the heart of Cleto. Ha detto, quando è entrato nella chiesa, ha visto i ruderi della chiesa, gli ha rotto il cuore, ha detto, guardi, è così magari da 60, 70 anni, ha detto, più, la chiesa è così, ha detto. E pensando un giorno di riportarla, diciamo... And the project I will show you is based as a startup from this church, because as you can see, there is only one bell, one and a half, still hanging. And we are artists. We make in Holland bronze sculptures. And I thought this church can be the heart of a cultural heart of Cleto. E ha detto, guardando lì che c'è soltanto una campana, diciamo, che sta lì, diciamo, che pende, ha detto, lui ha pensato che, diciamo, questo è loro quello che fanno con, diciamo, le and I believe... campane, eppure, diciamo, ecco, ha detto di riportarle, diciamo, a uno stile nuovo, rispettando la cultura e la storia. And I believe that even in a small village where people have politics or have opinions who are different, I think that culture can people bring together. So I don't like divide people, I love to bring people together. Ha detto, non sono qua per portare dividere le persone. Ha detto, io sono qua per portare tutte le persone unite e partecipare tutti alla stessa cosa. So, our idea was to create downstairs a laboratoria where artists from Cleto, from Calabria, from Italy, whatever, from Holland or from Germany or from France, can come, do their job, make their art, make expositions everywhere from out this center. Yes, this is our laboratoria in France. And we have noticed, we already have, I can confess you, we already have a list of people, of artists, who would like to come to Cleto when this laboratoria is realized. Ha detto, questo è il lavoro che loro fanno e vorrebbero aprire questo laboratorio per fare partecipare non solo le persone di Cleto, della Calabria, dell'Italia, ma tutti quelli che vorranno partecipare dall'Olanda, dalla Francia, e già c'è una lista che sono pronti a partecipare a questa cosa qua. And this is only the first step. Outside the church, we would like, and that is a reference to Daniel Kilgren, we would like to create a divisio, a small divisio hotel in Cleto. Ha detto, questa è la prima cosa che lui ha intenzione di fare, e poi creare pure un hotel, un ristorante
un souvenir, una casa di souvenir e cose, questo diciamo ha detto uno dietro l'altro. But with respect of the Middle Age, so a tourist who will come to Cleito, of course, will see Cleito in the Middle Age, outside. But when he come inside his room with such a big key to open this Middle Age door, he will see a interior which corresponds the same Middle Age, but with comfort of today. Ha detto che tutto quello che si farà si rispetterà la storia, l'arte, e tutto quello che si farà, come vedrete, ha detto è tutto rispettando, ma tutto rifatto in nuovo, però rispettando Cleito, rispettando la storia, rispettando, diciamo. We will invite all the artists of the region of Cleito to make the decoration of the interior. This, for example, is from Lamezia. Do you know Leo, the last factory who's making this almost by hand? He will make all the textile of the rooms inside. We can use every craftsmanship of the local people to make a good decoration inside. Ha detto, e gli piacerebbe pure se ci stanno artisti di Cleito, di fare le decorazioni dentro, come vi ha fatto vedere lui. Ha detto che gli piacerebbe che la, diciamo, tutta la comunità partecipasse a tutto questo, e gli piacerebbe che pure gli artisti di fare delle decorazioni dentro che rispecchiano, ha detto, gli artisti di Cleito. You can see it. Who do not want to sleep? Questo è quelle prospettive, le cose che lui vorrebbe fare. Like this. Yeah. Okay, when you go to the castello now, you must have a good condition. You know that, yes? Yes, it's at the top. But when you made this tour finally and you want to drink a cup of coffee or eat something, there is nothing. Ha detto bene. Ha That's detto not per logic. Arrivare al castello, ha detto ci arriviamo col fiatone, però ha detto quando arriviamo lì, ha detto non c'è niente da bere, niente da mangiare, ha detto sarebbe bello averci qualcosa là sopra che qualcuno potrebbe mangiare o bere. So in the last house before the castle we bought it some time ago, we would like to create a souvenir shop where the tourists who have the courage to climb upstairs, they can buy some souvenirs, photos, bottles with olive oil, whatever. Ha detto all'ultima casa sotto il castello, lui vorrebbe farci una boutique da vendere tutti, diciamo, souvenir di Cleito, vendere prodotti di Cleito come olio, tutte, ha detto come olio e tutte cose che diciamo nel territorio di Cleito. Outside on the roach you can create a terrace and then you will have a wonderful view of Cleito. Yes, it's still working. That's good. Yeah. That's better. So this will be a point of rest, a occasion. Tourists can come, can rest, can buy souvenirs, and we can together put Cleito on the map. The tourist buses must come to Cleito. I hope soon there will be some small autostrada they can reach upstairs, and I hope they will come, they will invest money. And of course, inside this Divisio Hotel, inside this shop, there must be young people working. E cosa ha detto lui? Fare una bella terrazza dove i turisti quando vengono si possono rilassare, prendersi un caffè o qualcosa, prendersi i souvenir. E poi ha detto forse domani si potrebbe fare pure una strada per agevolare i turisti, magari di dietro, e portarli vicino al castello, portarli magari gente di una certa età che non ce la fanno a camminare. I have seen on internet this Cleito Festival, a beautiful initiative in Cleito. We would like to support this Cleito Festival for the next 4 years. Every year in August we will make from bronze a new bell in the church every year for 4 years. That's a fantastic and magic happening we can realize. Yeah, ha detto, ha visto Cleito Festival,
nel computer ed ha detto gli è piaciuto tantissimo e loro vogliono sopportare il Cletto Festival per un altri 4 anni e fare 4 campane alla chiesa ogni anno, mettercene una nuova. In France we already have a watch, a tower, a original church watch, who can be implanted in the tower of this church. E ha detto ci può mettere pure, diciamo, come vedrete adesso che fa vedere in Francia, diciamo come fanno la lavorazione che fanno pure loro, di metterci, diciamo, l'orario con la... Yes. Con la yeah. Ecco, così. And this family prêtre, you can see it on the... I hope. Yes, stop. This fifth generation of watchmakers in France, 80 kilometers from my castle, said to me, Roel, if you want to implantate this watch in Cleto, we'll do it for free, for nothing. Ha detto questa è la quinta generazione di queste sveglia così. Ha detto che lui, quello che l'ultimo che le fa queste qua, ha detto io te la do per metterla a Cleto. And for and for me these two things come together because I have two grandfathers. One grandfather was a watchmaker. That's my passion. And the other grandfather, what did he do? He was a priest in the church, which is the connection with the church here in Cleto. Ha detto lui aveva due nonni. Uno era orologiaio, ha detto, e l'altro era un prete. Ha detto, è quello che mi attira di più per la Chiesa e per quello che si deve fare. How simple life can be. Ha detto, come potrebbe essere facile la vita. There are other ideas we can have, but let's start with these options who could be realized in the next time, I hope. Ha detto, io spero che vi posso spiegare quello che potrò fare nel prossimo avvenire. But I'm from Holland. Vengo dall'Olanda. It must be done by you. Who am I? I'm nothing. Yeah, I'm 2 meter, but furthermore, I'm nothing. Se quelle che contate siete più voi, io diciamo non conto tanto. You together, old, young, can help us to realize this beautiful project. Ha detto voi giovani e meno giovani mi potrete aiutare a fare tutto questo qua. And I met the last year so many powerful, creative, intelligent young people. E ho incontrato tantissima gioventù, molto intelligente, creativa. So, it must be possible to realize this together. Ha detto, è possibile fare tutto questo insieme. But I want to say one thing. That does not mean that older people has no value. Ha detto, non sono io, ma con tutti quanti. Ha detto, niente si può fare. Because they have the wisdom, they have the experience. So we need both generations. Ha detto e ci vogliono i giovani e i meno giovani, perché ha detto ci vuole la forza e ci vuole pure, diciamo, l'esperienza. Mm-hmm. I want to give the second, the next speaker some time, otherwise I will speak too long. I hope that only this short impression will stimulate you, and that I, together with all the young people who are helping us, that you will give us the support we need, because that's the most important thing. Credo che quello che ho detto vi stimolerà e mi darete il supporto di realizzare tutto quello che vi ho detto fino adesso. And I want to finish with this. Do you know Toscana? Do you know Toscana? Ha detto, vuole sapere se voi conoscete la Toscana. The people in Toscana, they walk like this.
Le persone in Toscana camminano tutte con il naso in su. And I give you the guarantee that with people like you, in 10 years, Calabria will be the new Toscana of Italy. Thank you. Ha detto, io in 10 anni vi prometto che vi porterò Cleto come una piccola Toscana. Grazie a Roel, credo che la sua idea sia stata abbastanza chiara. Io sono veramente sorpreso perché questa sera abbiamo trovato un sognatore realista, no? Un lucido sognatore ma anche realista. E io che sono calabrese come voi, anche ormai con una certa età, mi sembra una cosa straordinaria. Per tanti anni noi abbiamo sempre auspicato l'intervento dei nostri borghi, che sappiamo che sono belli, che sono magnifici. Guardate, c'erano le immagini di Matera. Noi sappiamo, Matera, capitale della cultura 2019, negli anni 70 era considerata la vergogna d'Italia. Nei dibattiti parlamentari si parlava di Matera come la vergogna d'Italia. Oggi, chi di voi ha letto il giornale ieri, parlavano di questo borgo di Irsina, che è sempre in Basilicata, ieri su Repubblica c'è un articolo. Ma noi, Florindo, quante Irsine abbiamo in Calabria? Voglio dire, solo su questa fascia, Longobardi, Belmonte, Fiume Freddo, e poi a salire, Civita, sono stato qualche giorno fa a Bova Superiore, che è un altro paese straordinario, e aspettiamo che questi borghi, con la loro straordinaria bellezza, possano risorgere e diventare non solo luoghi in cui si sta, ma anche luoghi in cui giustamente non hanno niente da invidiare ai borghi della Toscana, diciamocelo francamente, ogni tanto insomma diciamo anche le cose come stanno. Quindi io chiederei a Florindo Rubettino, che si è detto disponibile a partecipare con la sua persona, con la sua conoscenza anche delle cose calabrese. A me sembra un sogno questa cosa, vorrei sapere tu cosa ne pensi di questa opportunità che questa sera ci viene data e che a mio avviso va assolutamente colta. Grazie, buonasera. Io intanto sono qui a Cleto per una serie lunghissima di ragioni che non sto qui a enumerarvi, ma una, forse la principale, è quella che anch'io la prima volta che sono venuto a Cleto come Roel ho sentito subito un tuffo al cuore, perché non è facile restare indifferenti quando ci si trova di fronte a questo borgo e alla bellezza di questo borgo. Ho conosciuto Roel qualche anno fa, conosco tanti altri amici di Cleto. Io credo di non avere particolari competenze per poter dire se questo è un sogno o non lo è. Credo però che di fronte a quello che abbiamo sentito raccontarci oggi da Roel, bisogna utilizzare prima di tutto tantissimo buonsenso, no? E il buonsenso porta tutto a dire che questo progetto da sognatore è un progetto, come giustamente dicevi tu, assolutamente realistico. Perché nei due brevissimi interventi che abbiamo sentito finora abbiamo sentito delle parole chiave, e io credo che queste parole chiave debbano farci riflettere molto. Provo a mettere in fila le cose che mi sono appuntate mentre sentivo Roel e voi altri parlare. Allora, la prima parola chiave che secondo me è fondamentale è differenze, no? Il valore delle differenze. Oggi siamo in una società che paradossalmente, nel momento in cui tutti pensavano avrebbe portato all'omologazione, all'indifferenziazione, siamo in un mondo invece che richiede le differenze, che richiede luoghi unici, per restare al campo dei luoghi, luoghi unici che abbiano una loro anima, che abbiano una loro identità, che abbiano una loro specificità. D'altronde, cosa cercava Roel quando è andato in Abruzzo a passeggiare per quelle strade, e che cosa ha trovato a Cleto? Ha trovato il valore dell'unicità, della differenza, di un luogo unico che può essere
solo qui, che può esistere solo qui, e per questo ha una forza enorme. La seconda parola era, che veniva fuori era quella di terra, territorio, no? Il valore che poi è molto legato al primo concetto. Un luogo è anche un territorio, è un territorio fatto dai beni, dalla storia, dalla cultura, è fatto dagli uomini. Io ho sentito parlare molto al plurale stasera, ho sentito usare molto il noi, il valore della partecipazione, il valore del fare le cose insieme. E le cose insieme si fanno se c'è una comunità. E qui a Cleto mi pare che ci siano tutti gli elementi perché si possa costruire un percorso comune. L'altra cosa importante è il valore della cultura. Oggi la cultura è considerata da tutti non più solo un elemento da guardare, da ammirare, da tenere nei musei, ma anche gli economisti ormai lo dicono, la cultura è uno dei fattori determinanti dello sviluppo delle comunità. Però non bisogna fare l'errore di ritenere appunto che la cultura sia solo guardare indietro, guardare alle pietre, guardare ai castelli, seppur bellissimi, ma la cultura bisogna che tenga insieme il passato e il presente e il contemporaneo. Quindi la cultura è fatta di luoghi belli, di patrimonio, ma è fatta anche dalla capacità di farli rivivere questi luoghi, di farli vivere con appunto l'arte, la creatività, il fare cultura contemporanea oggi. E anche qui mi pare che ci sia chiaro questo percorso che si voglia fare. Tu citavi Matera, e chiaramente anch'io pensavo moltissimo a Matera mentre si parlava, proprio perché Matera, che cosa è successo a Matera? A Matera è successo che a un certo punto delle persone, una comunità, una serie di individui che erano di Matera, ma che erano anche fuori di Matera, hanno cominciato a guardare a quelle pietre con un occhio diverso da come li avevano guardati fino a quel momento. Mentre fino a un certo punto quelle pietre, quelle grotte, quei luoghi appunto che da tutti venivano considerati la vergogna d'Italia, venivano considerati dai luoghi da cui fuggire, di cui vergognarsi, a un certo punto c'è stato qualcuno che ha cominciato a guardare quei luoghi con un occhio diverso, ha cominciato a capire che quei luoghi erano il valore vero di quei territori, erano appunto le differenze. E se Matera oggi è diventata la Matera capitale della cultura che noi conosciamo, è stato proprio possibile a questo percorso che ha incrociato alcuni materani che fin dagli anni 60-70 hanno spinto perché quei luoghi fossero prima protetti, però non bastava solo proteggerli, bisognava farli rivivere e potevano rivivere solo con la comunità, che è l'unica che ha la capacità di interpretarne l'identità, il senso, i ricordi. Ecco, a Matera, proprio per quel motivo, a Matera è successo il miracolo. E come giustamente diceva Claudio, Matera è solo la parabola di quello che l'intero Mezzogiorno potrebbe essere, perché di Matere ce ne sono mille, e si citava giustamente le tante Matera che anche noi qui in Calabria possiamo avere. L'altra parola che mi ha colpito molto è stata felicità, l'uso della parola felicità. Io credo che questi luoghi abbiano il diritto alla felicità, abbiano il diritto a costruire dei percorsi che diano benessere, ma non solo benessere materiale, ma diano soprattutto benessere spirituale, a dei luoghi la cui bellezza da sola invoca felicità, perché già vivere in questi luoghi dovrebbe dare il diritto alla felicità, però sappiamo bene che non è, il passaggio non è automatico, quindi c'è bisogno di sforzarsi perché questa felicità arrivi. E poi l'ultima parola, e l'ultima cosa che secondo me è poi la più importante e che è venuta fuori, è la parola futuro. Io credo che ogni comunità ha il dovere di pensare al futuro dei propri figli. Ogni comunità non può delegare il futuro dei propri figli ad altri luoghi, perché se è vero che è normale che in una società come quella contemporanea i nostri figli debbano avere la libertà di andare altrove, e questo è sacrosanto, però io credo che la comunità ha il dovere di assicurare ai propri figli anche la possibilità di decidere di poter restare in quei luoghi. E per decidere... E per decidere di poter restare in quei luoghi bisogna costruire futuro. Il futuro non arriva da solo, il futuro va costruito e va costruito insieme. E credo anche che i treni non passino spesso e che quindi quando un treno passa bisogna avere anche la prontezza di prenderlo. Grazie. Grazie a Florindo.
Io naturalmente c'è la comunità, ma qui c'è anche chi questa comunità la rappresenta istituzionalmente, cioè il vice sindaco del paese, e quindi chiederei al vice sindaco di intervenire. E vuole intervenire subito? Sì, cioè nel senso che io volevo... Volevo farle, no, volevo farle una domanda secca. È un'opportunità, è una possibilità? L'amministrazione comunale di Cleto la sostiene, la sposa? Ecco. Dico, mi ero riservato di fare l'intervento, poi magari aggiungerò qualcosa dopo. Io dico, magari ci fossero delle persone come Roel. In Italia, prima è stata detta una cosa che mi ha colpito moltissimo, cioè Roel è stato in Abruzzo e lì, anche lì ha trovato una forma di spopolamento. Questo è un fenomeno che attraversa tutta l'Italia. Alcuni hanno paragonato l'Italia in questo preciso momento storico al displuvio di un tetto, cioè così come il displuvio di un tetto manda l'acqua da una parte e dall'altra, così le creste degli Appennini hanno mandato le persone da una parte e dall'altra. C'è stato uno spopolamento delle aree interne e poi c'è stato uno sovrappopolamento delle zone che sono state delle zone abitate sulla costa, e quindi c'è stato il territorio praticamente è stato svilito ed è stato aggredito da tutte le parti. Io sono convinto, ho sentito delle cose molto belle questa sera che mi sono piaciute, altre mi sono piaciute un po' di meno. Sono perfettamente convinto, quello che è trapelato dagli interventi di chi mi ha preceduto, che lo sviluppo di un territorio, ed è una politica che noi stiamo cercando di portare avanti, debba passare attraverso due cose essenziali: la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, e debba passare attraverso la valorizzazione di quelli che sono i prodotti del territorio. Questo perché tutte le comunità che hanno valorizzato il patrimonio storico-culturale, hanno valorizzato i monumenti, hanno valorizzato il patrimonio architettonico, hanno in questo preciso momento ricchezza, hanno sviluppo, perché la bellezza, io sentivo prima una cosa molto importante, la cultura è in grado di produrre ricchezza. La bellezza dei nostri diciamo, monumenti, del nostro patrimonio artistico è sicuramente in grado di produrre ricchezza. Non vale il contrario, cioè la ricchezza non è nelle condizioni di produrre la bellezza. E questo è un aspetto che sicuramente va valorizzato. Questo è un aspetto che noi, che la comunità di Cleto, sta cercando di valorizzare da un ventennio. Non a caso i castelli che sono stati ristrutturati, proprio l'altro giorno c'è stata una manifestazione bellissima durante la giornata nazionale dei castelli, e noi siamo stati scelti come giornata, come appunto il nostro maniero è stato consigliato da visitare come dall'Istituto Nazionale dei Castelli come maniero da appunto consigliato per visitare. Quindi le comunità che hanno valorizzato l'inclinazione storico-culturale, ci sono tanti esempi, prima si citava Matera, ma ci sono i paesi della costiera amalfitana, c'è per l'appunto Matera, c'è Ostuni, si può passare per Ceraci, si può passare per Taormina, in questo momento hanno grande sviluppo e hanno grande decoro. L'altra cosa importante che sottolineavo e che mi è piaciuta molto questa sera è il fatto che debbano essere valorizzati i prodotti del territorio, perché valorizzare i prodotti del territorio significa, ed è stato nominato, significa valorizzare, dare voce a quel rapporto che c'è tra l'uomo e la terra. E noi calabresi, prima si diceva che con gli olandesi, qualcuno diceva, non mi ricordo chi, con gli olandesi abbiamo
una affinità, nel senso che Roel ha iniziato a baciare tutti quanti come facciamo noi affettuosamente calabresi. Io dico un'altra cosa, come cultura, come modo di fare, come consuetudini, la cultura nostra calabrese è completamente diversa dalla cultura olandese, però c'è una cosa che secondo me accomuna gli olandesi ai calabresi, il fatto che noi come gli olandesi abbiamo un rapporto molto aspro con la terra, noi con il nostro territorio, un rapporto molto duro. Noi abbiamo fatto, il nostro territorio è stato aggredito dalle forze della natura e noi in qualche modo siamo riusciti sempre a dominarlo, così come hanno fatto gli olandesi che hanno contrastato la forza del mare. Quindi questa, diciamo, forza, questa capacità ci accomuna, quindi è una cosa che ci accomuna molto. Noi, quindi alla domanda precisa secca, se Roel è il benvenuto, ci mancherebbe altro, io lo saluto, questa è la seconda volta che lo ringrazio, questa è la seconda volta che ci vediamo, ci siamo visti in una chiacchierata molto affettuosa a Cosenza e ci fa piacere, per quanto ci riguarda le idee che ha portato, che ha esposto questa sera, le può mettere in atto, può iniziare anche domani mattina a lavorare. Sia lui, e noi sappiamo, questa è la prima volta che lo incontriamo in modo ufficiale, però io so e non ho ancora avuto il piacere di parlarci, che c'è un altro imprenditore che ha investito su Cleto e da quello che so, ma lo incontreremo diciamo prossimamente, ha investito oltre 200.000 euro comprando degli immobili. E noi sicuramente lo incontreremo, perché se c'è qualcuno che vuole investire è sicuramente il benvenuto. Voglio dire comunque, queste sono le cose buone, una cosa che forse, le cose che non troveranno grande compiacimento, vi prego di valutarle in un modo non con ostilità, come una persona che sta esponendo un problema e che vuole trovare la soluzione. È inutile nasconderci, Roel, che a Cleto purtroppo c'è un problema sulla Chiesa. Cioè il fatto che, e di questo io ne sono molto dispiaciuto, perché si è venuta a creare una situazione di conflittualità che in questo momento è sub iudice, quindi c'è un, addirittura adesso siamo al Consiglio di Stato, c'è stato un provvedimento di sospensione, adesso ci sarà un'altra udienza ad ottobre, ed è una cosa della quale noi ne siamo assolutamente dispiaciuti, perché era una cosa che sicuramente non doveva verificarsi. Affinché quindi si possa dare senso e che poi possiate capire anche la proposta che io farò al signor Roel, vi devo fare un piccolo inciso, perché la pubblica amministrazione purtroppo non è come le persone fisiche, che parlano, fanno un contratto, poi lo annullano e quindi si può cambiare da un momento all'altro. Nella pubblica amministrazione, quando si fanno degli atti, poi questi chiaramente producono degli effetti. Io vorrei dire a tutti quanti voi, visto che c'è una platea che rappresenta quasi tutto il paese, che c'è un momento importante da cui bisogna assolutamente partire. Il 5 di febbraio, Roel, del 2015, sono stati consegnati i lavori della Chiesa. La Chiesa era stata appaltata, noi avevamo avuto un finanziamento per il completamento degli spazi fruibili. Parlo in modo più piano, in modo che riesce. Avevamo avuto questo finanziamento degli spazi fruibili. I lavori erano stati consegnati. Vuoi tradurre in modo che vado più? Vuoi tradurre? La storia la conosce, la conosce. E allora
Questo, ecco, anche noi la conosciamo bene. Purtroppo, questo fatto, prego. Purtroppo, il motivo di apparente attrito, perché non, o meglio, forse non è la parola giusta dire attrito, il motivo di contrasto che c'è stato con Roel è stato proprio per questo fatto. Appunto per questo fatto, dopo che no, il fatto del contrasto gli puoi tradurre e c'è stato noi per evitare tutto questo, nessuno penso che ci possa rimproverare che non abbiamo cercato il dialogo. Io telefonai e credo di aver alzato per prima io il telefono qui all'avvocato Bevilacqua, poi all'architetto Aiello, che erano dei tecnici del signor Roel, per cercare una soluzione. Perché? Il fatto di non avere potuto completare i lavori ha creato tutta una serie di negatività per la nostra comunità. Uno, abbiamo perso il finanziamento di 300.000 euro. Due, dobbiamo restituire alla Regione Calabria 90.000 euro, di cui 30 sono già stati spesi, ma la cosa più importante è che abbiamo perso la agibilità del castello, cioè non si è potuto completare il lavoro e quindi il castello è rimasto inagibile. Oggi questo che cosa preclude? La possibilità di fare delle convenzioni con delle associazioni, di fare un pattinariato. Io dissi sia all'avvocato Bevilacqua e sia ai tecnici del signor Roel che questa chiesa, che noi onestamente riteniamo essere, poi le posizioni qui non facciamo sicuramente una discussione legale, ma le posizioni sono contrastate, che riteniamo essere appartenere alla nostra comunità, noi riteniamo che sia un bene comune che appartenga alla nostra comunità, noi gli avevamo chiesto di consentirci di spendere questi soldi sulla chiesa, completare soprattutto il lavoro che c'era da fare al castello in modo da avere l'agibilità, e dopo io dissi all'avvocato Bevilacqua che avremmo potuto ragionare anche con un pattinariato coinvolgendo anche le associazioni che sono sul posto, che lavorano, perché è innegabile che la giornata che c'è stata l'altro giorno sui castelli, dove il nostro maniero è stato visitato ed è stato indicato come maniero di grande interesse storico-culturale, è dovuta alla sinergia dell'amministrazione che ha lavorato, ma è dovuta alla sinergia anche delle associazioni, in particolare dell'associazione La Piazza, che ha saputo portare il nome di Cleto anche fuori. Quindi questa valorizzazione perché abbiamo contribuito tutti quanti. E il discorso che noi facevamo e che mi è sembrato di percepire dall'altra parte, se c'è un discorso di unione, di coinvolgimento, io credo per sollevare tutti da questo grande imbarazzo, visto che parliamo di un bene comune, di un bene che racconta la storia di una comunità, io dico questa sera e chiedo a Roel, visto che è animato da grande intenzione, perché non si può discutere se si litiga, io chiedo di, come dire, fare un atto di grande generosità, di grande affetto nei confronti della nostra comunità, evitando di continuare questo contenzioso, perché siamo al Consiglio di Stato, noi gli atti li abbiamo dovuti mandare, perché poi quando le cose si inaspriscono anche alla Procura della Repubblica, di fare questo gesto nei confronti
della nostra comunità, restituendo questo bene, che è un bene che racconta la nostra storia, e di sviluppare insieme quelle che sono le idee che lui ha rappresentato, che sono delle idee che a noi piacciono tantissimo, di svilupparle insieme all'amministrazione, perché l'amministrazione è deputata allo sviluppo politico, amministrativo, economico di un territorio, di svilupparle insieme alle associazioni che sono sul territorio. Perché guardate, io mi riferisco ai giovani, a me piace l'idea di Roel, però se deve venire qua, con tutto il rispetto per l'idea, per quello che dice, però se deve venire qualcuno a portarci le idee, a svilupparci le idee, io non mi ritengo ancora vecchio, però al posto di qualche giovane mi sentirei un pochino svilito nella mia intelligenza, perché credo che anche noi siamo capaci di portare avanti o di realizzare delle idee. Come? In questo? Abbiate pazienza. In questo momento i proprietari dell'immobile. No, per cortesia, non concludiamo niente in questo modo. Facciamo concludere, prego il vice sindaco di concludere. No, io... E così non sono... poi diamo la parola anche al pubblico. Però concludo. Io concludo velocemente. Io non sono certamente venuto qui animato da uno spirito di fare polemiche. In questo vi rispondo. Per favore. Un attimo che rispondo. Il proprietario dell'immobile, senza fare nessuna, se mi fate rispondere. Il proprietario dell'immobile in questo momento, paradossalmente, guardate che se continuiamo così non andiamo da nessuna parte. Per cortesia, siate pazienti, 5 secondi. Adesso chiariremo tutto. In questo momento la questione è al Consiglio di Stato ed è sub iudice, quindi deve decidere un giudice. In questo preciso momento Rolef sa perfettamente che fino ad ottobre non può assolutamente fare niente. Diciamo che proprietario dell'immobile siamo entrambi e nessuno, perché la questione deve essere ancora decisa. Collega, non siamo. Per favore. Fatemi concludere. Io sono. L'ultima cosa, visto che è così, mi sento quasi accerchiato. L'ultima cosa e concludo. Noi fino a questo preciso momento. Riteniamo di avere fatto l'interesse della collettività, perché avere perso un appalto di 300.000 euro significa avere restituire, questo poi si riverserà sulla comunità e quindi ci sarà sicuramente, inciderà sulle tasse, significa restituire delle somme alla Regione Calabria. Io l'ultima cosa e concludo veramente, perché poi non vorrei rovinare la serata e non sono certamente venuto qui per fare polemiche, perché ho avanzato anche delle proposte molto serie e molto concrete. Come? Ma no, ho concluso, vi ringrazio insomma, per avermi ascoltato, e se mi date la possibilità, visto che avevo programmato l'intervento alla fine, di
replicare a quello che sarà detto, altrimenti vi ringrazio comunque. No, io non ero a conoscenza naturalmente di tutti questi episodi, però posso dire che avendo svolto anche io il ruolo di amministratore locale, io sono stato per tanti anni vice sindaco a Lamezia Terme, credo che lì dove esistano problemi le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di risolvere, di trovare delle soluzioni, per cui non c'è nulla nella pubblica amministrazione che non può trovare una soluzione. Io ho colto nelle parole del vice sindaco questa, diciamo, volontà di andare verso una soluzione possibilmente positiva per il bene di tutti, della collettività soprattutto. Quindi io prenderei aspetta, mo parli tu Francesco, dopo. Visto che parliamo in modo molto breve, visto che parliamo e la nostra comunità è sempre stata sensibile verso il bene comune, tant'è vero che ci sono state delle iniziative, io non so se ricordate nel 2011 il referendum che c'è stato sull'acqua, l'acqua è stata paragonata, bene comune, è stata paragonata al paesaggio, quindi i beni comuni non sto qui a spiegarvelo che cosa sono, però ineriscono la personalità di un soggetto e devono essere conservati e trasmessi alle generazioni. La proposta significa quella che anche la Chiesa, per quanto riguarda la nostra valutazione, è considerata bene comune che deve essere trasmesso alle generazioni future, quindi la proprietà dovrebbe ritornare non a noi amministrazione, alla comunità. Si possono sviluppare, visto che l'oggetto del contendere è questa chiesa, tutte le idee che si vogliono in questo progetto. In questo progetto deve avere un ruolo la nostra comunità, devono avere un ruolo le associazioni che sono sul nostro territorio, deve avere un ruolo il signor Roel, che ancora non ho capito se porta dei capitali propri oppure poi sono dei progetti che vengono. Collega, tu sei un attimo, collega, scusami, quando si invita qualcuno bisogna accettare pure il rischio, bisogna accettare il rischio che la risposta possa non suscitare compiacimento. Dopo. Allora, seguiamo la scaletta perché evitiamo di far salire, diciamo, la temperatura, perché finora è andato molto bene. Io ribadisco il concetto che lì dove ci sono dei problemi ci sono delle soluzioni. Su questo non ho alcun dubbio. Io darei adesso la parola a Francesco Bevilacqua, che è qui nella duplice veste. Io pensavo di averlo qui come... sapete, lui è forse il più importante ambientalista che abbiamo in Calabria, si definisce cercatore di luoghi perduti e vi dirà anche perché, giustamente, però ho scoperto questa sera che anche il legale, insomma, parte in causa di questa vicenda, per cui ci darà anche il suo punto di vista, sia da un punto di vista tecnico giuridico, così come ha fatto il sindaco, ma sia anche da un punto di vista più generale. Francesco. Allora, buonasera. E grazie per avermi invitato, è la seconda volta, anzi la terza volta che vengo, anzi no, la quarta volta che vengo a Chieti, anzi no, forse la quinta, che vado con la memoria. Ho scritto per Cleto, gratis, per il comune di Cleto, un bell'opuscolo che poi ha pubblicato con Vito Teti, se, non ricordo se poi fu pubblicato, sì, fu pubblicato questa cosa. E sono stato a Cleto da anni immemorabili, ho presentato una volta un mio libro in una piazzetta all'aperto d'estate con tutti gli emigrati che erano venuti, sono stato a Cleto in occasione di varie cerimonie che si sono svolte, abbiamo fatto un'altra presentazione più di recente, non so se in questa saletta, in una saletta qua sopra. E sono stato a Cleto Festival anche d'estate, invitato dagli amici di Cleto Festival, e poi
Sono stato a Cleto nell'ottobre del 2015, se non ricordo male, in un'assemblea pubblica, presente il sindaco attuale, che era sindaco allora, in cui l'amico Roelle ha presentato il suo progetto di acquisto della chiesa del Santissimo Rosario e di quello che vi ha detto stasera, ha detto quella sera. Quindi non è il progetto di Roelle, credo che qualcuno che qui c'era anche in quell'occasione, vero? Ve lo ricordate, ci siamo i testimoni, quindi non è affatto vero che Roelle sia qui per la prima volta e per la prima volta dice quali sono le sue intenzioni. In quell'occasione nessuno si alzò, neanche il sindaco, a dire che non andava bene. Era una cosa concordata che tutti volevano e alla quale tutti erano verso la quale tutti erano d'accordo. C'era anche addirittura l'assessore regionale Mario Caligiuri ai beni culturali, quindi è stata un'occasione pubblica in cui si è discusso di queste cose. Ora, guardate, io non voglio perdere il mio tempo per litigare con le persone. Già la mia professione di avvocato mi costringe a fare cause ogni giorno. La mia indole non è quella di fare cause e di litigare. Purtroppo faccio l'avvocato, perché mio padre faceva l'avvocato, ho avuto questa sventura nella vita e quindi devo fare già le cause. Non sono qui oggi, non ho lasciato il mio studio per venire a litigare con il vice sindaco di Cleto e non voglio litigare con te. Sei un collega, abbiamo chiacchierato varie volte per telefono, ci siamo parlati, non abbiamo mai avuto diverbi, quindi io sono qui con animo assolutamente remissivo e tranquillo. Però, come ti chiami di nome, scusami che mi scordo sempre, come? Giuseppe. Però Giuseppe, noi abbiamo dovere di dire la verità a tutti, senza dire la colpa di chi è, noi non dobbiamo dare responsabilità a nessuno. Diciamo però le cose come sono, va bene? E raccontiamo i fatti così come sono avvenuti. La chiesa di cui stiamo parlando non è di Cleto, non è del comune di Cleto, è della parrocchia di Cleto, quello che è, eccetera, eccetera, ed era nella disponibilità della curia di Cosenza. Questo risulta catastalmente, questo ha trovato il nostro notaio, e gli atti sono stati redatti nella seguente dicitura. Allora, gli atti sono tutti qui, chi vuole può venire e li può vedere uno dopo l'altro. Prima cosa, il 25 giugno del 2005 il Ministero per i Beni Culturali dà formalmente l'autorizzazione alla vendita della chiesa. Sapete che è un bene culturale, occorre l'autorizzazione del Ministero. Il 25/6/2015, qui c'è l'atto, il Ministero per i Beni Culturali dà l'autorizzazione alla vendita. Il decreto legislativo sui beni, il codice dei beni culturali, il decreto legislativo 42 del 94, proprio perché si tratta di beni di particolare valore storico, artistico, architettonico, beni culturali, prescrive una serie di cautele che chi acquista deve seguire per poter diventare proprietario di quel bene. Allora si fa, perché così prevede il codice, una vendita condizionata, cioè il notaio stipula una vendita tra venditore, la chiesa, la parrocchia di Cleto, eccetera, che va con un altro paese che adesso non mi ricordo, previa autorizzazione della curia vescovile, stipula un contratto condizionato il 3 luglio del 2015. In cui si dice: il signor Roelle acquista la chiesa del Rosario, ma ha l'obbligo il notaio di mandare attraverso la soprintendenza a tutti gli enti interessati pubblici una comunicazione, perché se vogliono la chiesa l'acquistano loro. Sapete quanto costava la chiesa? 10.000 euro. 10.000 euro. Sì, se tu consideri quello un affare, allora comprala tu. Comprala tu, rimettila a posto tu. Se tu pensi che è un affare, comprala tu. Comprala tu.
comprala tu. Allora, 10.000 euro. Parte una comunicazione dal Ministero, dalla soprintendenza, indirizzata a tutti gli enti interessati pubblici, compreso la PEC del Comune. E negli atti della causa il Comune dice di non aver mai ricevuto. Il Ministero ha mandato a noi la PEC, la prova della PEC è qui, chi la vuole la può vedere, che è stata ricevuta da questa amministrazione, non da un'altra, non da un'altra. Guardate. Sì, dal aspetta. Scusami, dal commissario. No, va bene, scusami, accomodati. Ma scusa, guarda, no, non ho detto delle falsità. Scusami, non ho detto delle falsità. Va bene, scusatemi. Sì, amministrazione, non intendevo il vice sindaco. Il commissario, ma conta poco. Il commissario è un commissario di governo. Capisci? Fa le veci dell'amministrazione. Quindi il commissario di governo è un prefetto, è un viceprefetto. Quindi a maggior ragione, se avesse ravvisato l'interesse pubblico ad avere la prelazione della Chiesa, avrebbe dovuto. Comunque non c'è una norma che fa differenza tra il commissario di governo, e l'amministratore, il sindaco. O l'uno o l'altro, se c'è l'uno lo fa uno, se c'è l'altro lo fa l'altro. A San Luca c'è il prefetto da 50 anni, quindi se a San Luca fosse successa una cosa di queste l'avrebbe dovuto fare per forza il prefetto. Qui avete avuto la sventura di avere, dite voi, un commissario di governo. A volte è una sventura, a volte è una cosa utile avere il commissario di governo, no? Perché vuol dire che la comunità cletese o gli amministratori hanno fatto qualcosa che non andava dal punto di vista amministrativo per vedersi sciogliere il Consiglio Comunale. Non sarà stato questo il caso, forse, ma certamente non si sono messi d'accordo tra di loro, quindi è finita così. Benissimo, il commissario che rappresentava la comunità cletese riceve la PEC, e oggi apprendiamo, mentre negli atti hanno scritto l'inverso, che questa PEC è stata ricevuta. Benissimo, è stata ricevuta, è qui, ma venite a vederla, guardate qui, avete, chi la vuole vedere è qui, anzi io ne consegno una copia simbolica, scusatemi, a qualcuno terzo. C'è anche la ricevuta della PEC, a qualcuno terzo, di Cleto però, vi prego, di terzo, che la prenda, la tenga, in modo tale che quando si dice che questa PEC per la prelazione non è mai arrivata, si chiarisca che è arrivata e che la prelazione per 10.000 euro, cioè l'amministrazione che così tiene tanto a questa chiesa, se avesse trovato 10.000 euro avrebbe potuto dire no, non la diamo a Roelle, la prendiamo noi. Bene? Allora, succede che trascorre il tempo previsto e nessuno si fa avanti. A quel punto il Ministero autorizza la stipula definitiva del contratto e il notaio rogita il contratto definitivo e Roelle diventa proprietario definitivo della Chiesa. Allora cosa accade? Che l'amministrazione, nel frattempo subentrata ai commissari, presumono, ricorda, trova, non lo so che cosa succede, che era stato fatto un finanziamento di 300.000 euro, che poi era diventato con il ribasso d'asta 100.000 euro, 100 e rotti, e lo dite voi, scusate, lo scrivete voi nel vostro comunicato, che con il ribasso siete arrivati a 100.000 euro. Lo dite voi, nel vostro comunicato lo dite voi, quando rescindete il contratto lo dite voi. Quindi, eccolo qua, nella delibera che avete fatto ultima, con il ripasso d'asta diceva che questa ditta, allora, i lavori erano completamento degli spazi fruibili del castello di Cleto. Avete traccia nel titolo di questo, della Chiesa del Santissimo Rosario in questo progetto? Non esiste la Chiesa del Santissimo Rosario. Forse nel progetto c'era,
ma deve essere stata inserita erroneamente, scusatemi, perché come si fa, come fa il comune di Cleto a spendere soldi pubblici su una chiesa che è di proprietà di un altro, prima della curia e poi di Roelle? Non si possono spendere soldi pubblici per rimettere in sesto un bene che non è di proprietà del comune. Quindi, non lo so, ci sarà stata una svista, ci sarà stata una qualcosa di improprio, nulla di grave, nulla di grave. Sta di fatto che si accorgono e giustamente, dico giustamente, si preoccupano, perché, dice, abbiamo stipulato un contratto con la ditta che deve avere questi 100.000 euro per fare questi lavoretti, perché voi capite bene che con 100.000 euro non si può rimettere in sicurezza. E lì su quella chiesa andava il 53% dell'appalto, quindi 50.000 euro circa per la chiesa. Con 50.000 euro che cosa si poteva fare su quella chiesa? Si potevano fare i lavori di messa in sicurezza di una chiesa che non ha nemmeno il tetto e che sta crollando e che al catasto è individuata come unità collabente, cioè unità di luta, un rudere, un vero e proprio rudere. Si accorge di questo e giustamente, io dico giustamente, si preoccupa che la ditta non li possa chiamare ai danni, perché a quel punto, essendo la chiesa di proprietà di Roelle, non si potevano più fare i lavori su una proprietà di un altro. Si preoccupano, trovano questa trovata, per me molto maldestra, di espropriare la chiesa al povero Roelle, e fanno un decreto di esproprio della chiesa. Ma scusate, ma voi potevate, la chiesa la potevate comprare, la potevate prendere voi 10.000 euro e adesso la espropriate. E ovviamente Roelle fa la sua parte e in incarica, e noi impugniamo dinanzi al TAR il adesso non stiamo, perché non vi vogliamo scocciare. Comunque, primo grado, sentenza favorevole a Roelle. Secondo grado, si sospende soltanto in attesa del merito, cioè si sarà discusso il merito. Ma nel frattempo avviene una cosa ancora più seria e importante, per cui la materia del contendere è cessata. Cioè non c'è più ragione di litigare, non c'è più ragione di litigare, perché con questa delibera il Consiglio Comunale rescinde il contratto con la ditta che doveva fare i lavori. E dice, voi, d'accordo, consensualmente, voi non dovete dare più soldi a noi e noi non vi dobbiamo risarcire nulla a voi. Così scrive in questa delibera del Consiglio Comunale di Cleto, che trovate affissa da tutte le parti e di cui hanno dato notizia pure loro. E allora spiegatemi, poi se vogliamo parlare di principi, parliamo anche di principi, ma se parliamo di fatti, atteniamoci ai fatti. Quindi voi non avete nessun danno, perché la ditta non vi può chiedere nessun risarcimento danni. Non avete nessun danno come comune. L'unico danno che avrete è la parcella dell'avvocato Morcavallo, perché l'avvocato Morcavallo, che è un principe del foro, è un ottimo avvocato, non ha stipulato con voi una, come si fa di solito, questo me ne sono occupato personalmente a vederlo, non ha stipulato con voi una convenzione come facciamo noi poverini quando ci danno gli incarichi, qualche comune che ancora rimane, per cui prendiamo i minimi tariffari, non ha stipulato nessuna convenzione. Quindi l'avvocato Morcavallo, io ho sviluppato le parcelle, se volesse potrebbe chiedervi un importo abbastanza notevole, che quello diventerebbe sì un danno, ma che vi siete provocati voi, perché avete fatto l'esproprio, perché vi siete voluti difendere, perché avete fatto l'appello, nonostante avete perso la causa in primo grado, e adesso resta una inutile udienza dinanzi al Consiglio di Stato, nella quale verrà dichiarata la cessata materia del contendere. Perché tutto questo veniva fatto, l'esproprio veniva fatto, perché c'erano i lavori da fare. I lavori da fare non ci sono più, ergo non serve più l'esproprio. Quando si espropria un bene bisogna indicare qual è la ragione dell'esproprio. Perché è un bene di pubblica utilità? Perché lo espropriamo? Io ti esproprio un pezzo di terra perché ci deve passare su una strada. Io ti esproprio un pezzo di terra perché ci deve essere fatta una scuola. Allora, che cosa si voleva fare di casetta? Non si capisce.
metterla in sicurezza. Ma poi cosa se ne voleva fare? Nulla. Ma oggi il problema non esiste più, dal punto di vista legale non esiste più, perché il comune di Cleto non può avere alcun danno da tutto questo. E questo che io vi dico, che vi sto dicendo oggi, chiunque vuole verificarlo sta qua, le carte di cui vi ho parlato, gli atti, le PEC, tutto quello che vi ho detto sta qua, chiunque può venire a vederlo, io lo darò, se me lo chiedete, darò copia di tutto a chiunque ha necessità di averlo, ma quello che io vi sto dicendo stasera non serve a voler dire, a voler dire l'amministrazione è colpevole, assolutamente no. Non abbiamo nulla da rimproverare all'amministrazione, se non dolerci del fatto che abbiamo perso 5 anni di tempo in questa vicenda, che avremmo potuto dedicare a fare il progetto di cui Roel si vuol fare portatore. Non fa nulla. Sappiamo che in Italia queste cose possono accadere. Capiamo perfettamente le ragioni dell'amministrazione, hanno avuto il timore di vedersi fare una causa risarcitoria da parte della ditta che era stata incaricata dei lavori, siamo assolutamente aperti, ma certamente non ci si può venire oggi a dire, dopo tanto tempo, dopo tanti sacrifici, sono finiti anche in ospedale, marito e moglie, durante il viaggio perché sono stati violentemente tamponati sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Quindi per questo amore nei confronti di Cleto non si può venire oggi a dire restituite la chiesa a chi? Alla chiesa, al vescovo o al comune. Che cosa? Donate la chiesa al comune perché poi noi faremo. No. E che cosa significa domandare ad un imprenditore, ma lo fai con i soldi tuoi o lo fai con i soldi di qualcun altro? L'imprenditore fa quello che vuole. Cioè, lo fa con soldi propri, lo fa con soldi... Del resto loro che facevano? Con i soldi vostri avrebbero ristrutturato la chiesa. Con i soldi che gli dava la regione, scusate. Che senso ha domandare a Roelle i soldi sono tuoi o sono... Scusatemi, che senso ha? Torno a dire, scusate la mia... l'enfasi con cui dico queste cose, ma siccome... Io non credevo, io ho portato tutte le carte, ma non avrei parlato proprio della vicenda giudiziaria se il sindaco non avesse detto quello che aveva detto. Io non volevo parlare della vicenda giudiziaria. Lo stesso Roelle mi aveva detto non ne parliamo, quella è un'altra questione. Quando andrà, finirà come finirà. Se il sindaco non avesse detto la sua versione, io non avrei detto la mia. Ma siccome il sindaco ha detto la sua, io ho il dovere di dire la mia. Così stanno le cose. Tutti potete verificare quello che ho detto e adesso però vi prego, chiudiamo su questa vicenda del giudizio, ognuno può andare a farsi poi tutti gli approfondimenti del caso, eccetera. La tua offerta viene respinta al mittente, cioè la chiesa resta di Roelle, perché Roelle non ha nessuna intenzione di ridarla a voi. Poi fate quello che volete, decidete qualunque altra cosa, è legittimo, qualunque cosa farete è legittima. Avete mandato gli atti alla Procura della Repubblica? Probabilmente ce li manderemo anche noi e li manderemo anche alla Corte dei Conti. Ma ognuno si tutelerà dal tuo punto di vista, però vi prego, adesso basta, che vadano avanti le carte, noi abbiamo fiducia della magistratura. Sia la magistratura a dire se avete ragione voi o ha ragione lui. Se avete ragione voi, bene, la Chiesa tornerà a chi deve tornare. Se ha ragione lui, farà il suo progetto. Intanto la Chiesa ce l'abbiamo e continuiamo a fare quello che dobbiamo fare. Adesso invece, se Claudio permette e se vuole, basta che non si parli però più nessuno, ma tu hai detto, io no, se tu replichi io devo replicare, quindi ora basta. Ora finiamola, sulla storia della causa finiamola, sulla storia della proprietà basta, sulla storia della proprietà basta, altrimenti me ne vado, perché sennò io non posso di nuovo replicare un nuovo niente. E no. Okay. Allora finiamola su quelle cose. Io intanto non ero venuto qui per fare una causa, ho esposto solo ed esclusivamente un problema che c'è, che va risolto, e mi pare di averlo esposto con un animo volto. Hai fatto uno sproloquio dove, collega, sono state dette delle cose che non sono assolutamente vere. L'unica cosa su cui voglio dire è che la
L'unica cosa è che, per questo gli atti sono stati mandati anche alla Procura della Repubblica, è che l'accatastamento di questa chiesa è stato fatto nel maggio del 2015. E noi, lo abbiamo detto apertamente, lo dico qui davanti a voi e me ne assumo la responsabilità, è stato fatto un imbroglio, per questo abbiamo mandato le carte alla Procura della Repubblica, perché non è possibile accatastare un bene con una visura catastale. Il notaio, visto che hai qui gli atti, dice una cosa... Però... Chiedo scusa. Il notaio dice che non c'è una continuità nelle trascrizioni. Scusami. E ho chiuso, e con questo ho chiuso. Poi, se avremo necessità di spiegare, parleremo con molta calma, visto che questa sera non c'è molto spazio, faremo anche noi un comizio pubblico e diremo le nostre ragioni con tutta la calma di questo mondo, perché in questo modo... Oltre mezz'ora. Non ho parlato oltre mezz'ora, sono stato aggredito da tutte le parti, mi ha fatto uno sproloquio il collega come se fossimo in un tribunale. E non è vero che non c'è stato spazio, è quello che hai parlato. L'ultima cosa che voglio dire, l'opportunità di andare ad acquistare questa chiesa, Roelle non poteva attendere che c'era un'amministrazione, si parlava con un'amministrazione, no, viene fatto nel momento in cui non c'è un'amministrazione, c'è un commissario che non apre nemmeno una PEC in un modo, che non apre nemmeno una PEC, non la apre in un modo clandestino, in un modo furbesco. Dov'era la necessità, l'urgenza? Perché poi Roel ha acquistato nel 2015, è passato un anno e non ha mosso un mattone. Io ho chiuso. Grazie. 5 anni fa, I made almost the same presentation of my photos. This is professional. Ha fatto una presentazione delle stesse foto che vedete qua. At the today Syndicat of Cleto. Del sindaco a Cleto. I was not alone, I was with some other people. I met him 4-5 times in these 5 years. Ha detto l'ho incontrato 4-5 volte in questi 5 anni. 3 years ago we had at the town hall a huge public meeting. Ha detto 3 anni fa abbiamo avuto un meeting pubblico. My friend Francesco was there, Mario Gugliari, no, not Mario, Galiguri was there, many other people. And we spoke also about the same topic, the same project. Parlando delle stesse cose, dello stesso progetto. On the 7th of March or April? March. The 7th March of this year, I had the last meeting with the major and with Giuseppe. Questo è stato l'ultimo, diciamo, a marzo ha avuto l'ultimo meeting con il sindaco e il vice sindaco. And I spoke again about my project and I offered this community of Cleto for the very, very last time the chance to embrace my project. Gli ho detto che questa è l'ultima opportunità, l'ultima occasione che do al comune di Cleto e ai cletesi la mia opportunità di fare questo progetto. And I gave them a ultimatum, 30 of March I want to have a response. Gli ho dato un ultimatum il 31 di marzo di darmi una risposta. Till today I have received even not a answer. Ha detto ancora oggi non ho ricevuto nessuna risposta. The reason I'm still here, la ragione che sono ancora qua, although I have already received from other syndicats, please Roel, come with your project to another borghi here in Calabria. È perché ha detto amo questo luogo e perché mi piace pure la Calabria. I'm still here today to talk with you, to speak with you, because when you are in love, you do time by time stupid things. È perché oggi ho voluto incontrare tutta la comunità di Cleto, perché io, come voi, sono innamorato di questo paese. Because you believe in the village, you believe in a project, and still even today, and I have no bad feelings to anyone here, really.
I come here to make people together, but they must respect some things. Ha detto, io sono qua oggi, ha detto, con tutti voi, ha detto, non c'ho nessuna cosa, diciamo, al contrario di quello che hanno parlato, dell'opposizione o qualcosa. Ha detto, sono qua, ha detto, soltanto per essere con voi e chiarire tutto questo oggi. This acquisition of the church is done in a very, very legal way. Ha detto, la compra della chiesa è stata fatta in tutta legalità. And it can be the heart of this project. Ha detto, questo è, diciamo, un pezzo di arte per questo progetto che c'è in mente di fare. If you put out the heart of the project, this church, you put out my energy and my life. Ha detto, in questo progetto ci ho messo tutta la mia energia e tutta la mia arte. So, again, I will ask all the people of this community to respect what has done in the past, what is realized in the past. Ha detto, lui vuole che tutta la comunità di Cleto sappia quello che è stato fatto nel paese nel passato. And that we, based on these facts, can start with our project. And cominciando un nuovo progetto per dare una nuova vita a Cleto. And it's not a miracle. Ha detto, non è un miracolo. Do you know the historical figure Don Quixote? Ha detto, se mai avete visto Don Quixote? I'm from Holland, so this Don Quixote was fighting against windmills. Ha detto che Don Quixote, ha detto, lottava contro tutte e tutti. Time by time, after 5 years, I have the feeling that I'm a little bit looking similar like Don Quixote. Ha detto, pensando, ha detto, negli ultimi anni, ha detto, mi rassomiglia a Don Quixote. Ha detto. But I think that can't be true for a long time. We are here together. We can discuss. We can laugh. We must forget the things who are irritating us, and please go on with our project. Give syndicate, give us the green light, respect my property, and stop the procedure at the tribunal in Rome. It costs you a lot of money, and finally there are only maybe no winners. I'm also not one to win. It's not a fight. I want to realize a project which is good for Cleto, and please let's stop fighting, accept things, and let's start. That's what I want to say. Thank you. Ha detto quello che ha detto. A lui non gli piace litigare. È venuto qui, ha detto, ha visto tutta la comunità di Cleto per essere tutti insieme. Ha detto, e credo che mi daranno la luce verde di fare di questo paese il meglio che posso fare.